Proseguono le vaccinazioni anti-Covid anche nelle farmacie abruzzesi. Alla luce della chiusura di alcuni hub vaccinali, queste hanno un ruolo fondamentale. Il presidente di Federfarma Pescara, Fabrizio Zenobi, nonché titolare di una farmacia, riferisce che la campagna vaccinale prosegue e che altre farmacie si aggiungeranno a quelle che già si sono attivate. Sicuramente la risposta della categoria c'è stata già, continueremo a vaccinare. Poi tutto dipenderà dalle risorse, quindi da quanti vaccini arriveranno. Se le dosi saranno disponibili, si continuerà a vaccinare senza nessun problema. Le persone vengono a vaccinarsi in farmacia. Sicuramente vengono, c'è tanta richiesta, vuoi per vicinanza, vuoi per conoscenza, vuoi per fiducia, ma insomma non è che ci sia sfiducia negli hub, assolutamente. E quindi le persone vengono, noi oggi siamo in una giornata di vaccinazioni, quindi vacciniamo regolarmente. In vista di una possibile terza dose, sareste pronti? Assolutamente sì, l'unica risorsa, l'unica problematica, ripeto, è la risorsa delle dosi, tutto qui, però non dovrebbe essere un problema e non sarà un problema affrontare anche un'eventuale terza ondata. E c'è poi un altro vaccino che è quello anti-influenzale. L'anno scorso non vi è arrivato, quest'anno come stanno le cose? Allora, innanzitutto aspettiamo, attendiamo l'idea che possiamo vaccinare. C'è un progetto di legge per il quale le farmacie saranno abilitate anche a inoculare il vaccino anti-influenzale. Attendiamo che venga emesso, praticamente esca da Camera e Senato con l'approvazione. Allo stato attuale, l'anno scorso non abbiamo avuto neanche le dosi da vendere. O aspetti, speriamo, insomma, ci aspettiamo che quest'anno di avere sia le dosi per la dispensazione che per la somministrazione e l'inoculo diretto ai pazienti e ai cittadini. Ricordiamo com'è possibile vaccinarsi in farmacia. Beh, i pazienti devono prenotare presso la loro farmacia, che gli darà chiaramente una data di riferimento, poi vengono in farmacia, riempiono i classici moduli, si fa l'anamnesi tranquillamente come si fa negli hub vaccinali e poi si fa l'inoculo, si attendono quei classici 15 minuti, mezz'ora a seconda del soggetto per avere la tranquillità della somministrazione e via, normale. Le farmacie come stanno rispondendo? Moltissime farmacie hanno aderito, ma insomma, ho risposte un po' da tanti colleghi che si vaccinano regolarmente durante la settimana. Certo, c'è in questo momento un po' il problema di dover affrontare anche l'emergenza tamponi, perché le farmacie fanno sia tamponi che vaccini, quindi magari fare entrambe le attività ha assorbito un po' di risorse, però non è un problema, si fa fronte a tutto. E non dimentichiamo anche il Green Pass, perché siete chiamati anche a questo. Sì, ma tutto sommato le procedure per la stampa del Green Pass non sono molto onerose in termini di tempo, quindi è una procedura che sì, richiede attenzione, ma è abbastanza rapida.